titoli: clamoroso, la massoneria francese contro il governo italiano, Cina e il Partito Comunista prova a sinicizzare la Chiesa, gli esperti confermano l'Inquisizione non fu ciò che si crede. Un cordiale saluto dagli studi di Radio Roma Libera, benvenuti al nostro appuntamento con l'informazione. Pare proprio che un allarme democrazia vi sia in Italia, ma a provocarlo non sarebbero le compagini politiche nostrane, bensì le già forti e inaccettabili interferenze straniere. A denunciarlo è l'agenzia Media Press Info, secondo cui all'annuncio del nuovo governo Lega 5 Stelle, ben 5 obbedienze massoniche francesi, il Grand Oriente di Francia, la Federazione Francese del Diritto Umano, la Gran Loggia Mista Universale, la Gran Loggia Mista di Francia e la Gran Loggia delle Culture e della Spiritualità hanno sottoscritto un comunicato congiunto riguardante la situazione italiana. A far loro problema il fatto che l'accordo tra i due partiti dell'esecutivo esclude esplicitamente dalla compagine chiunque aderisca alla massoneria, decisione indigesta ai grembiolini che ora urlano all'esclusione liberticida. Da qui il loro duro attacco: i principi massonici di tolleranza e dogmatismo, dicono, sono imprescrittibili e chiamano la più alta vigilanza contro il rischio di un ritorno ad antiche discriminazioni. Si tratta di una clamorosa e vergognosa ingerenza nella politica interna di uno Stato straniero, ingerenza che tuttavia rappresenta la fotocopia delle analoghe critiche mosse al governo per gli stessi motivi dal Grande Oriente d'Italia e che ricorda la plurisecolare tecnica posta in essere dalle varie obbedienze di agire dietro le quinte, ciò che ha già loro permesso purtroppo di strappare le peggiori leggi, quali quella sull'aborto, sull'eutanasia, sull'ideologia LGBT e via elencando. Ciò che pare sempre più evidente in ogni caso è una mobilitazione generale della massoneria internazionale per ostacolare in tutti i modi possibili il nuovo governo italiano. Andiamo in Cina. Un piano quinquennale per sinicizzare la Chiesa è stato rilanciato dalla cosiddetta Associazione Patriottica dei Cattolici Cinesi e dal Consiglio dei Vescovi Cinesi, sigle non riconosciute dalla Santa Sede. Il piano, ovviamente approvato per acclamazione, punta a rendere i cattolici cinesi indipendenti, tra virgolette, da quelle che vengono definite le influenze straniere e fedeli al partito, altra prospettiva per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, sfruttando una formula già varata 3 anni fa da Xi Jinping. In questi giorni intanto è previsto un nuovo incontro con la delegazione Vaticana. Da una parte v'è chi ritiene che il clima non giustifichi ottimismo, dall'altra v'è chi ipotizza addirittura che un accordo possa essere siglato entro la fine del mese. Nelle comunità cristiane c'è allarme per il tentativo ipotizzato dal Partito Comunista di riscrivere o reinterpretare la Sacra Scrittura adeguandola all'ideologia comunista con le cosiddette Bibbie pastorali. La ricercatrice Anna Foa, docente di storia moderna presso l'Università La Sapienza di Roma, è recentemente intervenuta sulla stampa in merito alle conclusioni del congresso celebrato a Roma in occasione dei 20 anni trascorsi dall'apertura dell'archivio segreto vaticano sulla Santa Inquisizione. La conoscenza e la ricerca, ha osservato, smentiscono accuse e leggende nere, benché ciò non basti a modificare l'immagine trasmessa di quel periodo dai media. Vere e proprie fake news, le accuse mosse alla Chiesa in merito al periodo dell'Inquisizione. La falsità urla più forte della verità, ha aggiunto, rammaricandosi di quanto passioni e pregiudizi prevalgono ancora in una sorta di fabbrica mitologica che pare autoalimentarsi. La realtà storica è tale non solo da spegnere qualsivoglia sensazionalismo, ma anche da sollecitare una revisione di quel periodo per amore di onestà intellettuale. È opportuno ed urgente ridiscutere l'entità e il numero delle condanne, nonché il ruolo davvero svolto dalla Santa Inquisizione nelle persecuzioni autentiche e presunte. La distanza tra certezza scientifica e divulgazione popolare, resa ancora più marcata dall'avvento di internet e dal pressapochismo scientifico spesso rintracciabile in rete, scoraggia purtroppo circa la possibilità di confutare pregiudizi consolidati e ridiscutere stereotipi assolutamente infondati. La storia ha un linguaggio alquanto diverso dalle menzogne infuse nell'immaginario collettivo, eppure la prima fatica a farsi strada mentre il secondo dilaga. E con questo è tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con l'informazione di Radio Roma Libera. Grazie per il cortese ascolto e buona prosecuzione.